Ciao ragazzi, allora un saluto a tutti, ben arrivati, mi confermate che vedete e sentite tutti correttamente. Un attimino che sistemiamo un po' qua, sì, perfetto, tengo ancora 3 secondi, sono via i fogli, ok. Allora, ciao ragazzi, di nuovo, ben arrivati. Un sacco di partecipanti già da adesso, bene. Allora, intanto saluto Dave, Domenico, Enrico, Gabriele, Gianni. Ciao ragazzi. Un saluto a Leonardo, Lorenzo, ciao Luca, ciao Luigi. Un saluto anche a Marcello, un saluto a Marco. Un saluto anche al nostro amico Marco che ci sta dando una grande mano qui in Sapienza Finanziaria, grazie davvero. Un saluto a Marinella, un saluto a Nazareno. E un saluto a Paolo, ciao ragazzi, un saluto a Roberto, Saverio, Stefano e un altro Stefano ancora. Ciao ragazzi, allora ben arrivati, ben ritrovati a questo appuntamento con il nostro TG della Sapienza Finanziaria, un appuntamento voluto fortissimamente dal sottoscritto che desiderava condividere parte della sua attività di trading con chi aveva desiderio di apprendere. O quantomeno di ascoltare come un metodo, un modo per approcciare i mercati. E il tentativo è quello non di fare delle lezioni, ma di offrire dei suggerimenti, offrire degli spunti di riflessione che potessero essere utili alla formazione di ognuno, me compreso. Ogni volta che discuto, ogni volta che mi ritrovo a parlare della nostra attività, riascoltandomi, questo veramente mi dà davvero dei bei feedback in merito alle mie competenze, alle mie conoscenze. Quindi è veramente un beneficio enorme per tutti essere qui. Questo TG va in onda tutti i lunedì e giovedì pomeriggio dalle 14 alle 15 e quindi questo. Quindi di nuovo ben arrivati a tutti voi e un saluto anche a chi arriverà tra un attimo. Allora, oggi, ragazzi, ho ricevuto un paio di mail da alcuni di voi che hanno trovato molto interessante il giro che abbiamo fatto all'interno del gruppo Facebook dedicato a coloro che hanno acquistato il prodotto Traders in 30 giorni, un videocorso all'interno del quale Giulio Pasquini, Giulio Valerio Moretta e il sottoscritto hanno messo quella che è secondo loro l'essenza delle basi che servono per partire, per comprendere questa attività che è il trading online, l'essenza di quello che è un approccio professionale all'attività. Perché è importante, secondo noi, approcciare in maniera professionale il trading? Perché? Al pari di ogni altra attività, se tu vuoi ottenere dei risultati di un certo tipo in maniera duratura e nel tempo, duratura e costanti, devi approcciare in maniera professionale, non puoi comportarti da dilettante, altrimenti veramente, così come in ogni altra attività, i risultati sono sempre precari. Occorre per un'attività che vuoi fare qualcosa di importante, approcciare in maniera professionale e quindi dedicarti a quella che è la tua crescita tecnica, quindi crearti delle competenze tecniche certamente, poi naturalmente andare a imparare quelli che sono i principi di una corretta gestione finanziaria della nostra attività, che è il trading, e quindi il tentativo di, o meglio, la necessità di, attenzione, di minimizzare il rischio di rovina finanziaria, di minimizzare le perdite operative e anche naturalmente ottimizzare quelli che sono invece i risultati positivi quando le operazioni vanno bene. Ma poi naturalmente anche a livello professionale occorre affrontare l'attività in maniera organizzata, in maniera costante, in maniera continua, in maniera tale che le nostre performance siano sempre all'altezza della situazione. Occorre cioè creare una mente imprenditoriale, né più né meno. Ecco, siamo talmente convinti che
siano questi i pilastri da tempo oramai, perché li stiamo sperimentando e li abbiamo sperimentati per anni sulla nostra pelle, che abbiamo deciso di, appunto, dopo la nostra Trader Week, creare questo prodotto all'interno del quale abbiamo inserito quelle che sono appunto le basi teoriche per approcciare questa attività nella maniera più professionale. Ebbene, collegato a questo progetto, a questo prodotto, c'è naturalmente un posto dove noi tutti ci incontriamo, ormai siamo più di 100 ragazzi, veramente siamo partiti veramente fortissimo, siamo più di 100 che abbiamo stiamo provando ad approcciare il training in questa maniera. E tutti noi ci ritroviamo all'interno del nostro gruppo Facebook, che è quello che vedete sullo sfondo, è Trader in 30 giorni. Qui dentro ognuno ha facoltà di postare quelle che sono le sue osservazioni, quelli che sono i suoi studi, quelli che sono i suoi primi tentativi di trading, eccetera, eccetera. E ovviamente Giulio Pasquini, Giulio Valerio Moretta e il sottoscritto danno il loro contributo appunto a quello che sono tutte queste tematiche, tutti questi post. Si è creato davvero un bel gruppo, la sinergia è davvero interessante, più stiamo diventando talmente tanti che davvero oramai anche gli studenti, no? Chiamiamoli studenti, che poi secondo noi siamo tutti colleghi. Veramente danno dei buoni spunti essi stessi di riflessione, condividendo quello che sono i loro percorsi. E allora abbiamo ricevuto un paio di mail che, ripeto, hanno confermato la bella impressione che abbiamo dato quando settimana scorsa, lunedì, siamo entrati nel vivo di questo gruppo e in un paio di occasioni abbiamo anche fornito quelli che sono degli spunti di riflessione in merito a quello che era una potenziale tattica operativa, un potenziale pattern da usare poi all'interno del nostro training per chi è già un pochino più avanti con il percorso di questo appunto trader in 30 giorni. Allora, ragazzi, andiamo bene ben dentro, poi andiamo a vedere un pochino di operatività naturalmente sui mercati real time, perché questa è sempre una delle parti fondanti di questo TG. Allora, ragazzi, David, che probabilmente H1 time frame vuole postare, vuole condividere quelli che sono i suoi primi studi in merito alla definizione dei trend. Sappiamo l'importanza che ha questo pattern, ovvero questa rappresentazione grafica di quello che è. Sono le aspettative di quelle che sono le decisioni dei mercati, perché studiandolo bene e imparando a riconoscerlo bene, noi abbiamo la ben riposta speranza che i potenziali scenari previsivi che noi andremo a fare potrebbero essere proprio quelli che poi il mercato va a confermare. E quindi imparare a definire bene un trend è certamente una delle basi teoriche di quelle che sono le competenze tecniche che un trader che opera in maniera professionale deve avere. Allora, David posta quelli che sono in un trend rialzista le conferme di quelli che sono i minimi dei trend. Un trend rialzista, lo sappiamo, è una rappresentazione grafica di massimi di mercato e di minimi di mercato che si formano a prezzi di volta in volta superiori, un trend in questo caso rialzista. E quindi vediamo un pochino: David è partito qui dal basso, il time frame mi pare sia un minuto, un po' piccolo come time frame, però didatticamente va bene. Abbiamo un prezzo di partenza qui 1,28 e 47 di questo cambio GBP USD, vedete qui in basso a sinistra, sterlina contro dollaro, un minimo di prezzo, quel prezzo sale, crea uno swing, quindi qui abbiamo un minimo confermato, qui abbiamo un altro minimo confermato perché abbiamo un massimo superiore al precedente, ne abbiamo saltato uno, David, mi sembra di vedere, se noi seguissimo il prezzo, in effetti, vedete che il prezzo sale, poi crea un massimo di mercato,
il mercato scende, nel momento in cui abbiamo la rottura di questo massimo di mercato, ecco che abbiamo già la formazione di un trend, quindi massimi e minimi crescenti. Se poi avessimo seguito il prezzo, caro David, avremmo visto che il mercato sarebbe di nuovo sceso, quindi da area 1,2870 sarebbe sceso fino ad area 1,2865 più o meno, ed è qui nuova spinta dei compratori che vanno a fare nuovi massimi. Quindi tra un massimo e un altro massimo si è formato un minimo di trend, che questo andava certamente evidenziato. Perché sono importanti questi prezzi, ragazzi? Perché poi nel futuro, se e quando il mercato li va a testare, ci danno delle belle informazioni in merito a quello che potrebbe essere il futuro dell'azione dei prezzi. Ricordate che noi facciamo analisi tecnica di un grafico non per prevedere il futuro, qual è una stupidaggine, una fesseria, ma per cercare di individuare sui grafici quelle che sono le aree sulle quali potrebbe andare a lavorare il mercato e quindi fornirci delle indicazioni operative. Ecco, i massimi e i minimi dei trend, laddove individuati, sono aree di prezzo da tenere monitorate, proprio perché se e quando il mercato se le va a rivedere, il test ci dà sempre delle buone informazioni in merito a quello che potrebbe essere il futuro del prezzo e quindi anche noi possiamo accodarci o meno al mercato effettuando le nostre operazioni finanziarie. Quindi abbiamo saltato questo minimo, ragazzi, che è proprio questo qua. Questo invece è corretto, vedete, il mercato scende, va a cercare nuovi compratori nel momento che abbiamo una rottura superiore al massimo precedente, abbiamo certamente un massimo, un minimo confermato. Poi il mercato scende, anche qui un altro minimo che abbiamo saltato. Cerchiamo sempre, ragazzi, di seguire il prezzo, non di inventarci dei disegni. Torniamo un pochino indietro. Se il mercato, dopo questo swing, questo minimo di mercato, sale e va a rompere questo prezzo, certamente qui lo individuiamo. Allora lo stesso doveva essere fatto qui. Dobbiamo seguire il prezzo, vedete che sale, proprio la manina sul mercato, sulla rappresentazione del prezzo, sulle candele. Non dobbiamo saltare di palo in frasca, ma seguire il prezzo. Quindi massimo, il prezzo che scende va a cercare nuovi compratori. Qui abbiamo un nuovo impulso rialzista verso l'alto. Nel momento in cui il mercato qui rompe il massimo precedente, allora vuol dire che si è formato un punto, un prezzo importante che ha un minimo di trend. Ok? Allo stesso modo qui abbiamo questo massimo di mercato, il prezzo scende perché va a cercare nuovi compratori. Nel momento in cui l'impulso va a rompere questo massimo relativo, ecco che abbiamo la formazione ancora di un altro minimo del trend. Molto probabilmente sono stati saltati questi qui perché non si è seguito il prezzo. Proprio, ragazzi, la manina del mouse sulle candele del prezzo e lo seguiamo in tutti i suoi movimenti, proprio come un cane da tartufi, ragazzi. È proprio veramente dobbiamo stargli addosso senza saltare di palo in frasca, ma seguendo il prezzo. Allora, avremmo visto che questo l'avremmo preso, questo l'avremmo preso, ok? E via via. Quindi, comunque, concetto abbastanza chiaro, David, massimi e minimi crescenti. Andiamo a vedere se ce ne sono altri. Ecco, in questo caso è rialzista con la conferma dei massimi inferiori ai precedenti. Abbiamo un massimo qui, il prezzo che scende, poi c'è un rimbalzo verso l'alto, ok? Quindi vuol dire che nel momento in cui il prezzo fa un minimo, che è questo qui, inferiore al precedente, tra i due minimi si viene a formare questo prezzo che è il più alto e quindi il massimo relativo. Benissimo. Poi abbiamo una nuova discesa dei prezzi. Vedete che c'è questo rimbalzo verso l'alto, di nuovo e poi giù. Allora, anche questo avrebbe potuto essere un minimo e quindi un massimo superiore al precedente anche qui.
Proviamo a fare questo giochino di nuovo, davvero con molta, molta calma, senza fretta, penna rossa. Allora, qui abbiamo il trend che scende, abbiamo un minimo di mercato, salita, e poi abbiamo questo prezzo che va a quotare al di sotto di questo minimo di mercato. Bene, allora vuol dire che questo è un massimo del nostro trend ribassista. Minimi inferiori al precedente, massimi inferiori ai precedenti. Trend ribassista. Se noi avessimo poi seguito il prezzo, no, avremmo visto che lo stesso sarebbe salito per poi andare a rompere di nuovo questo minimo. Siete d'accordo? Non ci stiamo inventando niente, né? Stiamo seguendo il prezzo. Nel momento in cui qui il mercato fa un minimo inferiore al precedente, tra i due minimi che sono questo e questo qua, abbiamo questo nuovo massimo che di nuovo è stato saltato. Peccato perché diventa un'area importante nel futuro del prezzo. Così come lo era questo, ragazzi, allo stesso modo lo diventa anche questo. Poi il prezzo scende, anche questi qua sono tutti minimi e massimi del trend, vedete? Se noi seguissimo il prezzo giù, su, ok, e questo quindi diventa il massimo del trend. Poi qui abbiamo una rottura di nuovo. Seguiamo il prezzo, una rottura dei minimi, vuol dire che anche questo è un massimo. Se noi fossimo stati lì in real time, ragazzi, tutta questa parte qui a destra non l'avessimo vista, avremmo tracciato questi, no? Di minimi e massimi del trend. Quindi il mercato che poi risale, va a cercare di nuovi venditori, boom, altra rottura di questo minimo. E allora, tra i due minimi, il prezzo più alto è questo qui. Altro prezzo importante. Guarda caso, poi nel futuro, il mercato è andato a ricercare questo massimo relativo del trend e guardate la reazione che qui ha fatto. Che probabilmente noi qui non saremmo stati attenti in real time perché questo massimo non l'avremmo individuato. Credo che non l'abbiamo individuato, Davide o David, perché non abbiamo seguito bene il prezzo. Ma ci siamo portati a guardare, no? Proprio come se mettessimo una dima sul prezzo e abbiamo detto questo qui è un massimo e chissà perché tutti questi invece no. Se noi fossimo stati qui in questo grafico, e quindi tutta questa parte qui non esistesse, se fossimo stati qui, provate a seguirmi. Noi qui non avremmo visto tutto questo punto di rotazione qui, non l'avremmo forse visto? Quindi avremmo avuto un minimo inferiore al precedente e quindi qui avremo un altro massimo. Area da monitorare. Quindi se il concetto è chiaro, Davide, e tutti, signori, colleghi, impariamo a seguire il prezzo proprio in tutte le sue in tutti i suoi giri, in tutte le sue oscillazioni. Perché se fossimo in real time è quello che vediamo, no? Se noi siamo qui sul mercato, proprio qui dove siamo adesso, noi vediamo queste di oscillazioni, non ne vediamo altre. Non ce ne possiamo inventare quelle che ci sono dopo. Sono queste che vediamo, non ce ne sono veramente altre. Quindi dobbiamo imparare a seguire proprio il prezzo, a mettere le mani, il mouse, il puntatore, la manina su quelle che sono le vere oscillazioni. Comunque, un ottimo, davvero, un ottimo lavoro, David. Andiamo avanti. Siamo a Luigi. Qui siamo di fronte a un trader che, a un collega che già da tempo ha raggranellato un pochino di esperienza. Infatti vedete che il suo post pone una domanda a Giulio Valerio in merito ad un aggiornamento di uno stop loss in un trade ribassista. Vuol dire che Luigi ritiene già di aver effettuato dei buoni studi ed è già operativo. Andiamo a vedere nello specifico in real time insieme quella che è la sua idea e poi la sua domanda. La sua domanda dice, ma vediamo un po',
L'aggiornamento dello stop loss in un trade short bisogna aggiornarlo solo se il punto di rotazione ha superato l'ultimo minimo. Andiamo a vederlo questo grafichino. Intanto, ragazzi, mi confermate che vedete di nuovo sempre e sentite tutti correttamente, vero? Dite che manca l'audio? Non credo. Ah, ok, perfetto, bene, 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 ok, perfetto. Ok, benissimo, grazie. Ah, intanto saluto anche l'altra decina di ragazzi e amici che si sono uniti. Ciao ragazzi, quindi andiamo avanti. Luigi, che dopo la nostra percorso formativo di questo trading in 30 giorni ha già iniziato ad operare, a fare i suoi primi test, ci chiede se uno stop loss alle perdite, dobbiamo aggiornarlo se e quando il prezzo scende al di sotto e quindi crea degli swing, crea dei punti di rotazione. L'idea è questa. Faccio un disegnino qui, così capiamo tutti. Immaginiamo che abbiamo un'area di prezzo che mi pare di vedere che sia questo il trade effettuato da Luigi. Abbiamo una falsa rottura ribassista, quindi le probabilità che il mercato continui verso il basso. Abbiamo quindi un prezzo per entrare sul mercato e un prezzo per il potenziale stop loss. Questo è il prezzo di entrata sul mercato e questo è il prezzo di stop loss. Ok? La domanda che ci fa Luigi è: se il prezzo effettivamente da qui, quando sono sul mercato, comincia a scendere, quando è che io posso aggiornare il prezzo, il mio ordine di stop alle perdite? Lo posso aggiornare solo quando il prezzo scende al di sotto e quindi mi forma un punto di rotazione, oppure lo posso aggiornare anche prima. Qual è il momento migliore per aggiornare lo stop loss? Beh, la risposta corretta è, a mio avviso, lo stop loss lo dobbiamo aggiornare, caro Luigi, solo se quando il mercato fa proprio questo, cioè ci crea un punto di rotazione per cui il mercato ci dice che qui ci sono delle resistenze, ci sono dei venditori, perché siamo riusciti ad avere la forza di scendere al di sotto di questo importante spigolo di mercato e quindi solo allora io ho la possibilità, la facoltà di aggiornare lo stop loss. Perché? Perché se il prezzo mi torna indietro, qui potrebbe trovare una resistenza e quindi continuare la spinta ribassista. Quindi la risposta alla domanda è, secondo me, lo stop loss, quindi andiamo in real time. Qui vedete l'entrata sell, benissimo, che è qui, probabilmente, qui su questa candela. Lui sta utilizzando una tecnica che abbiamo condiviso per fare operazioni finanziarie. Quindi da qui in avanti vedete che il prezzo non è mai riuscito a scendere al di sotto di questo prezzo, quindi non ha mai fatto questo qui. Quindi lo stop loss fino ad allora, caro Luigi, non si aggiorna, ma rimane al di sopra, proprio perché se noi lo spostassimo qui o lo accorciassimo un pochino, una breve oscillazione potrebbe buttarci fuori dal mercato e magari l'operazione andare bene, ma noi siamo fuori. Ok? Quindi proviamo ad andare in real time. Allora, questo è una UND CAD H4 sull'UNEI. Andiamo a vedere. UND CAD H4. Aumentiamo un pochino lo zoom. Eccola qui. Allora, la tecnica che ha condiviso Luigi è molto semplice, una tecnica che ci consente di operare in direzione del trend e di provare a godere della spinta, quindi del mercato, nella direzione della stessa tendenza. L'entrata sul mercato è stata fatta qui, presumibilmente su questa candela, qui, su questa chiusura. Questa chiusura qui, lo stop
plus iniziale era al di sopra qui. Stiamo a spiegare tutta la tecnica, cerchiamo di limitarci alla risposta. Ecco, solo allora, solo adesso, come vedi, lo stop loss che era qui avrebbe potuto essere aggiornato qui sopra. Se era qui, aggiornarlo di pochi pips qui sopra. Non so se ne sarebbe valsa la pena, ma a livello didattico, certamente, perché vedete che il prezzo ha creato proprio un'area di resistenza qui. Quindi se anche adesso tornassi indietro, ma anche qui l'ha creata. Quindi se il prezzo tornasse indietro, noi aggiornando uno stop loss, avremmo la probabilità che il mercato ce lo difende, la nostra operazione. Mi pare anche che sia andata a target oramai, perché aveva il prezzo in rapporto 1,5 sui minimi di questo swing, quindi ok. Quindi, caro Luigi, certamente lo stop loss lo aggiorniamo solo se e quando il mercato crea proprio questi punti di rotazione, questi qua, in maniera tale che se e quando il prezzo dovesse tornare indietro, abbiamo l'operazione che è ben difesa proprio dal mercato, è lui che ce lo dice. Nello specifico, mi sembra di vedere che il trade è andato bene, quindi sul nostro diario segniamo un buon punto per il pattern, un buon punto per la nostra tattica operativa, quindi chiuso con un buon guadagno. Mi pare sia questa la tematica. Vediamo se c'è Luigi, mi pare di averlo intravisto prima. Vediamo un po', quindi in pratica è stata utilizzata una tecnica che noi chiamiamo quella di trend, seguire operazioni in trend. Ah, ecco qui Luigi, perfetto. Posso darti un attimino puoi parlare Luigi? Lasciarti un attimino il microfono, ok. Ciao Luigi, ben trovato. Buongiorno, Ciao buongiorno, Luigi, aumenta un pochino il volume per piacere, se puoi, o avvicinati un po' al microfono. mi senti già? Sentiamo molto basso, prova. Aumenta Adesso? ancora un po' il volume, oppure stai ancora più vicino? Io ce l'ho al massimo già. Ok, va bene, dai, con qualcosina sentiamo. D'accordo, quindi ecco, ci stavi dicendo la tecnica che abbiamo condiviso, quella del Sì, trend, sicuramente che e ti ho l'avevi risposto in condivisa. maniera sufficiente, esaustiva per il tuo quesito? Chiarissima, molto molto chiara Gianni. Infatti quando la Ok. sera ho fatto il post perché avevo un dubbio, però poi andando per la logica, effettivamente poi è così, no? Lo stop loss va aggiornato, come dicevi tu, quando il massimo, in questo caso specifico, diventa confermato. Esattamente, Era è solo proprio la perché il consuetudine mercato, quello. esatto, è proprio il mercato, no, che ci dà queste aree che ci dice, ehi, guarda che qui ho difeso questo prezzo, io quest'area l'ho difesa e quindi se il prezzo da qui mi torna indietro, puoi pure aggiornare lo stop loss perché è protetta. Adesso a livello proprio finanziario non so quanto sarebbe valso la pena spostarlo di pochi tick, pochi pips, ma a livello didattico, certamente questo è il metodo e anche se vuoi la logica più semplice, no? Per aggiornare poi Infatti è quello questi. che chiedevo già quando ho chiesto la domanda a Giulio Valerio, no? Al di là di quando poi, se quanti pips sono o meno, didatticamente se era corretto aggiornare lo stop loss su un massimo confermato. Certo, Giusto sì, dato? assolutamente sì. A livello Perfetto. didattico, certamente. Adesso l'abbiamo avuto a pochi tick, no? Una manciatina, saranno 10-15 pips. Ma Sì, sì. guarda qui, ad esempio, immaginiamo che per una qualche ragione particolare noi avessimo una tattica di trading che ci shortare qua, no? Abbiamo uno stop loss qui in alto inizialmente, ragazzi. Nel momento in cui il prezzo, boom, mi fa un massimo inferiore al precedente, io quello stop loss che c'ho qui sopra, vedete ragazzi che possiamo spostarlo vantaggiosamente qui, perché il mercato qui mi crea un'area che ha difeso, quindi se il prezzo mi fosse tornato indietro, qui sarebbe stata
pensa bene. Quindi ecco, didatticamente, tecnicamente, questo è il metodo per seguire il prezzo, almeno fino a quando non arriva sul target sul quale Perfetto, chiudere cosa che mi l'operazione. interessava sapere, Gian, grazie. Ok, perfetto, perfetto. Ok, ottimo Luigi. Chiudo il microfono, complimenti quindi, benissimo. Ok, andiamo avanti. Vediamo se ci sono domande qui in merito a a questo post. Saverio dice, sterlina GBPUSD, io sono entrato short guardando il grafico daily, ma adesso ho il timore che il prezzo sta cambiando direzione. Cosa pensate? Penso che se hai dei timori, Saverio, c'è qualcosa che non quadra. Perché una volta che siamo a mercato, ragazzi, la decisione è quella. L'uscita dal mercato la dà lui stesso il mercato con il nostro stop loss oppure sul target. Quindi se abbiamo impostato un'operazione, ragazzi, dobbiamo lasciare che il mercato decida per noi, non siamo più noi a decidere. Qualunque sia il metodo o la scelta per cui tu, Saverio, hai deciso di vendere questa coppia sul grafico daily, devi rimanere fedele a questa operazione, a questa idea iniziale. Non importa se ti sembra che il prezzo cambi direzione. Fino a quando lo stop loss è perfettamente impostato e non è colpito, l'idea rimane assolutamente valida. Lorenzo poi dice quindi quando scende o sale nei veri picchi, nei vari picchi bisogna entrare. Non è esattamente così. Occorre, adesso io non so esattamente, caro Lorenzo, a che livello tu sia, a livello proprio di competenze. Certamente, non si fanno operazioni quando sale, quando scende i vari picchi. Ci sono delle metodologie piuttosto particolari, un pochino più articolate. Sono sicuro che tra qualche settimana, se ti applicherai e studierai, non so, ripeto, magari tu sei già un buon trader, quindi, ma sono quasi certo che questa domanda non l'avresti fatta se avessi un livello di competenze sufficiente. È molto probabile che tu sia alle prime armi e quindi studia un pochino insieme a noi e vedrai che tra qualche settimana veramente questa domanda ti sembrerà formulata in maniera formulata male. Potremmo arrivare a questa soluzione in maniera molto più interessante, molto più profittevole. Ok, ottimo ragazzi, andiamo avanti. Siamo David. Andiamo a vedere. Di nuovo, sì, questi li abbiamo visti prima, perfetto, sono qui anch'io in real time insieme a voi e quindi qui siamo con Massimo che condivide con noi quelli che sono dei pattern veramente importanti ai quali abbiamo dedicato una video lezione che sono i pattern di inversione chiamati in questo modo doppio marco e testa spalle ribassista. Andiamo a vedere. Massimo ci dice che questo è un doppio massimo, significa che c'era un trend da invertire. Allora, possiamo immaginare che il trend da invertire fosse questo qui, questo che sale, lo vedete, con questi massimi e minimi di volta in volta superiori. Abbiamo avuto un'accelerazione rialzista, compratori. Mancato tentativo di fare nuovi massimi, quindi la rottura. Aspettate che prendo un attimino questo. Ops, questo non lo salviamo intanto. Ho un'idea per voi che magari alcuni non hanno il nostro programma, il nostro prodottino. Se questo è il trend, ragazzi, possiamo immaginare che il nostro amico e collega Massimo abbia visto questo.
Allora, qui il mercato sale, fa una bella accelerazione, va a cercare nuovi compratori per fare nuovi massimi, non ci riesce. Nel momento in cui si scende al di sotto di questo tentativo di minimo, ecco che abbiamo confermato il pattern di inversione. Che cosa ci dice questo pattern, ragazzi? Ci dice che le probabilità che lo scenario previsivo ribassista siano certamente molto alte. Di fatto, questo mercato, in questo caso specifico, ha poi continuato nella sua discesa. Guardate anche che bel retest proprio su quest'area. Quindi direi, se questo lo prendiamo come trend rialzista, questo è un pattern, direi, da manuale. Un'informazione che vi do a riguardo è che questi pattern, doppi massimi, doppi minimi, testa spalle, eccetera, si formano soprattutto e sono molto più efficaci quando ci sono proprio questo genere di impulsi qua. Cambio un attimino il colore della penna. Prendete a riferimento davvero questa informazione perché è proprio frutto dell'esperienza che si ha dopo un po' di anni. Questi pattern sono tanto più efficaci, ragazzi, quanto più prendono forma in cima a un grosso impulso. Ecco qua. Vedete tutto questo impulso qua che parte da qui a qui, che si stacca nettamente da quello che è il trend originario. Vedete qui nel trend precedente, avevamo questi impulsi di massimo e di minimo. Poi a un certo punto, boom, su verso l'alto, con un'accelerazione veramente che da sola si prende tutto il piccolo trend. Ecco, questi pattern diventano massimamente efficaci, mettiamola così. Ok? Lo stesso vale per i testa spalle. Riprendiamo un attimo il disegnino del doppio massimo. Anche questo qua è un doppio massimo, ragazzi. Lo vedete? Perché abbiamo un tentativo di fare nuovo massimo, poi c'è la discesa a questo sottoprezzo, bene, ma non c'è tutto quell'impulso, non c'è questo impulso che c'è qua invece. Voi guardate per esperienza sui vostri grafici, sappiate che i pattern di inversione più potenti, più efficaci, li troviamo dopo un impulso veramente deciso. Ok? Testa e spalle e ribassista, questo qua è fatto un pochino in maniera bislacca, però a livello didattico c'è. Noi avremmo dovuto tracciare la linea del collo così e poi andare a vedere se e quando il mercato la rompe, ma certamente a quel punto cosa succede? Succede che il pattern sarebbe già andato a target, perché se noi calcolassimo l'estensione sarebbe già andato a target 20 volte, quindi seppur didatticamente questo è un tentativo di doppio massimo, si sarebbe dovuto andare a vedere se e quando la neckline sarebbe stata rotta. Questo è un pattern che non so, adesso andiamo a vedere su quale coppia. E quindi questo è un testa spalle un pochino strano, proprio per il è un Australia Yen sull'H4. Quindi andiamo a tracciare la linea del collo. Se quando il mercato la rompe verso il basso abbiamo la conferma del testa spalle. Siccome il testa spalle, ragazzi, sarebbe già arrivato a target come estensione, praticamente non esiste più. Quindi veramente un testa spalle estremo, mettiamola così. Comunque, Massimo, davvero un buon lavoro, hai comunque capito, compreso l'essenza della cosa. Qui ce ne sono altri, veramente sono pattern importanti questi. Ecco, di nuovo, vedete qua? Ottimo Massimo, complimenti. Vedete questo trend che sale con impulsi tutto sommato anche abbastanza regolari, poi tutto di un tratto, tutto di botto, boom, l'accelerazione. Ecco, il fatto che il mercato poi abbia mancato il tentativo di fare il nuovo massimo e poi si è sceso al di sotto di quella che è la linea del collo. Qui sto parlando per chi tra di noi sa già di cosa stiamo
ha già un minimo di competenze tecniche, rendi questo pattern molto più efficace che non pattern che si formano senza questo genere di accelerazioni. In effetti, guardate, poi il mercato va perfettamente a target. Quindi un'individuazione da parte di Massimo. Anche qui, attenzione sempre al fatto che, ragazzi, un pattern debba invertire poi quelli che sono i veri trend. Quindi qui abbiamo solo un minimo e un massimo superiore, quindi un pochino forzato, però a livello didattico ci siamo. Abbiamo un doppio minimo corretto qui e ci sta. Qui un altro doppio massimo, benissimo. Qui non abbiamo un doppio minimo, caro Massimo, cari ragazzi, perché non c'è un trend da invertire. Vedete che si è formato proprio sul primo minimo inferiore al precedente, quindi non c'è un trend ribassista. Questo doppio minimo semplicemente è un doppio minimo certamente di mercato, sul quale il mercato ha trovato un supporto per poi proseguire, ma non è un pattern di inversione. Okay? Un pattern di inversione è quando abbiamo un trend. Vediamo se ci sono domande in merito. Ok, per il momento no. Tanto saluto anche tutti gli amici che si sono aggiunti. Quindi ciao Dani, ciao Dave, ciao Domenico. Accidenti, siete davvero in tanti. Ciao, ben arrivati anche a voi. Complimenti quindi a Massimo che dimostra di aver ben compreso quelli che sono i pattern di inversione. Anche qui, ragazzi, a livello didattico, davvero interessante. Vedete questo pattern di inversione che arriva in fondo a un trend, quindi questo certamente un pattern di inversione. Vediamo se abbiamo tracciato correttamente le linee. Direi di sì. Impulsi di volta in volta ribassisti, tracciamo la linea. Nel momento in cui c'è il superamento della stessa, abbiamo il pattern di inversione. Fantastico, benissimo. Poi il mercato effettivamente ha dato il via all'inversione. Quindi davvero ottimo. Ottimo quello che sta succedendo all'interno del nostro gruppo Trader in 30 giorni. Abbiamo utilizzato i primi 45 minuti per entrare nello specifico dei vostri, di quelli che sono le domande, le richieste di chiarimento in merito ai nostri studi che stiamo facendo tutti insieme. Ragazzi, veramente complimenti. Complimenti, vedo che state facendo un ottimo lavoro, Marinella anche. Lezione 1, modulo 1, quindi qui siamo davvero agli esordi. Ben arrivata anche a te, studio euro dollaro, dei punti di rotazione nel time frame 15 minuti, H1, giornaliero, settimanale e mensile. Quindi davvero, davvero ottimo. Avanti così, ragazzi. Di nuovo Massimo, viene con punti di inversione del trend. Benissimo, perfetto. Davvero complimenti a tutti quanti, ragazzi. Andiamo un attimino in chiusura, andare a vedere che cosa sta succedendo sui mercati. Sapete che questa settimana i banchieri più grandi, banche centrali, sono riuniti in questa piccola cittadina, 8-9 mila abitanti, mi pare proprio una cosa piccola, dispersa nel nulla del Wyoming in America. Sono qui per le loro faccende e quindi sono, vedete che sono mercati un pochino nervosetti, che non hanno al momento una chiara direzione. Vedete, questi sono time frame giornalieri. Aumentiamo un po' lo zoom. Vedete che il mercato sì, ha una buona volatilità, ma tutto sommato non ci si muove da quelli che sono i range. Anche la sterlina, vedete, ha provato nei giorni scorsi a scendere, ma di nuovo è rientrata, sta proprio rientrare nel range. Anche l'australiano, vedete, tutto sommato esce dai range e poi si ritorna all'interno. C'è molta attesa, sembrerebbe, anche il dollaro yen, vedete, di nuovo anche lui. Andiamo a vedere l'oro. Ah, ce l'avevamo qui, eravamo nascosti con l'altra coppia sotto. Ecco qui l'australiano, esatto. Quindi vedete che c'è un pochino di attesa per quello che potrebbero
potrebbero combinare questi qua. C'è poca attesa per quello che potrebbe dire la Yellen, c'è un pochino di più invece per quello che potrebbe dire il buon Draghi, il nostro governatore della Banca Centrale Europea. Un aneddoto in merito al perché i nostri banchieri centrali si sono riuniti in questa cittadina che veramente è, se andate a vedere attraverso la rete, è una cittadina dispersa un po' nel nulla. E c'è un aneddoto che dice che uno dei primi banchieri centrali americani amasse pescare, amasse il buon pesce, no? Le trote proprio, e andasse da quelle parti a pescare. Quindi, dai che vengo anch'io, dai che vengo anch'io, la leggenda, la storia dice che da lì poi è nata l'idea di creare lì questa riunione. Domani avremo delle informazioni un pochino più chiare in merito a quello che potrebbero essere delle decisioni importanti. Ripeto, per quello che sembra la Yellen non dovrebbe dire alcunché di interessante, un po' più di attesa c'è per quello che invece potrebbe dire in merito alla direzione della politica monetaria europea il nostro governatore della Banca Centrale Mario Draghi. Stiamo a vedere. I mercati sembrano attendisti in merito a quello che potrebbero raccontare, e quindi se volatilità ci sarà probabilmente domani oppure nella settimana prossima. Domani si chiude la settimana, siamo anche alla fine del mese, quindi grandi istituzionali che aggiorneranno o chiuderanno le loro posizioni, quindi è prevista davvero una buona volatilità. Nel momento, se entriamo un pochino più nello specifico, vedete che tutti i cambi sono davvero incastrati in una gabbia di lateralità. Gli operatori stanno aspettando se e che cosa questi signori diranno. Noi comunque, passatemi il termine, ce ne freghiamo altamente di quello che potrebbero dire, ci fidiamo ciecamente di quelli che sono i nostri grafici, perché è da lì che prendiamo le informazioni per effettuare le nostre operazioni finanziarie. Perché? Perché siamo convinti che il prezzo sconta davvero tutto. Tutto quello che sono le decisioni, le aspettative del resto degli operatori è dentro il prezzo, quella cosa che vedete che si muove. Siccome il prezzo ce lo possiamo rappresentare attraverso dei grafici e ce lo possiamo studiare attraverso l'analisi tecnica, ecco che riteniamo noi qui alla Sapienza di non aver bisogno di altro. L'essenza di quello che diranno, poco importa, è già dentro il grafico dei prezzi. Quindi se noi studiamo come si muove il prezzo attraverso la sua rappresentazione grafica, utilizzando i principi, ad esempio, dell'analisi tecnica, siamo in grado di cercare in qualche modo di capire quello che potrebbe poi essere. Ed è qui che noi traiamo le nostre informazioni, non da quello che diranno, ma da quello che leggiamo sui grafici. Vedete che il mercato è un pochino incastrato proprio perché probabilmente sta aspettando quello che potrebbero dire. Siccome noi poco importa di quello che succede, ma vediamo dei grafici, allora vi confermo che a livello operativo questa settimana abbiamo chiuso, andiamo un attimino qui sul dollaro yen, quelle che erano le nostre operazioni long aperte lunedì, ricordate, abbiamo chiuso la prima posizione a target, sono stati stoppati a pareggio sulla seconda, quindi abbiamo chiuso l'operazione con comunque un buon gain, e siamo di nuovo a mercato. Un attimino che apro la mascherina degli ordini, e siamo di nuovo a mercato sempre sul dollaro yen long. Questo trade è stato diviso in due, ragazzi, quindi un trade in acquisto di dollari contro yen. Innanzitutto andiamo a vedere le ragioni. Ebbene, abbiamo sul grafico settimanale, se lo zoomiamo un pochino, abbiamo didattico, una pausa di quello che è questo impulso rialzista che tecnicamente potrebbe portare il prezzo a raggiungere il massimo relativo precedente, visto che siamo in un trend rialzista, quindi
trend alzista di medio e lungo periodo, un ritracciamento, un impulso per andare a chiudere il gap che si è formato, ecco che si forma una pausa. A livello didattico, le probabilità che quando questo accade, ne abbiamo discusso tante volte all'interno del nostro TG, sono molto alte le probabilità che il prezzo effettivamente continui la sua salita fino ad andare a chiudere proprio questi massimi relativi. Questa è la prima indicazione. Se aumentiamo un pochino lo zoom, vedete che siamo anche in leggera divergenza di... Ops. Divergenza di continuazione rialzista, e sapete bene quanto siano importanti queste informazioni da parte derivata del prezzo, che è lo stocastico che noi montiamo sotto il grafico. Abbiamo quindi dei prezzi che tutto sommato si muovono in lateralità, questi minimi di mercato, ma abbiamo uno stocastico in evidente zona di accentuata divergenza di continuazione razzista. Quindi pausa in attesa dell'impulso del trend che vada a chiudere quindi il massimo relativo come maggiore probabile scenario. Divergenza di continuazione rialzista e tutto questo sul settimanale. Se andiamo un pochino quindi a cercare agganci rialzisti per favorire appunto quello che è il massimo, il più probabile scenario previsivo, avevamo che in quest'area, proprio nella giornata di ieri, si era formato uno dei nostri pattern che di nuovo condividiamo all'interno del nostro percorso formativo, che è uno dei nostri pattern a tre candele appoggiato su un'area che nel passato era stata certamente sentita dal mercato. Di nuovo lavorata in divergenza di continuazione, perché vedete che il mercato a fronte di massimi e minimi crescenti ci forma delle oscillazioni in questo modo. Quindi, sempre condividendo la tecnica e il pattern, la strategia operativa che ha utilizzato anche Luigi nel suo trade short su USDCAD, noi lo stiamo utilizzando per il long. Ripeto, la prima posizione del trade è stata stoppata in quanto avevamo un'entrata qui e uno stop loss qui sotto. Quindi il mercato ha negato questa prima probabilità di continuazione del prezzo, è sceso, ma abbiamo la seconda posizione strategica, questa volta, con uno stop loss al di sotto del prezzo dal quale è partita la divergenza, laddove se venisse colpito questo prezzo, veramente anche a livello strutturale questo trend rialzista non avrebbe più ragione di esistere. Vedete massimi minimi crescenti, ritracciamento, e quindi siamo comunque a mercato nella seconda parte della posizione, la prima stoppata. Vediamo se il mercato arriverà come idea almeno a questo prezzo di che è questo punto di accelerazione, cosa che ci consentirà di recuperare la perdita secca della prima parte della posizione. Quindi ecco queste le ragioni per le quali siamo long sul dollaro yen e poco importa quello che potrebbero poi dire i banchieri centrali. Il grafico, secondo noi, è quello che ci dà le direttive operative. Siamo short anche sul, o meglio, siamo short sull'asset, sull'oro, sulla commodity dell'oro. Togliamo un attimo, perché ho paura di... ci sono anche trade che non sono miei, non voglio rovinare. Siamo short anche sulla commodity dell'oro, sulla materia prima dell'oro, laddove, sempre a livello didattico, abbiamo una conferma di una falsa rottura in quest'area. Ormai vedete che il mercato si muove da alcune settimane, o meglio anche da alcuni mesi, dentro una vasta fase di lateralità. Lo vedete? Sulla cima della quale si è creata questa falsa rottura rialzista. La vediamo ancora meglio sul time frame H4.
Vedete che abbiamo tutta quest'area di prezzi che settimana scorsa si è rotta verso l'alto e il prezzo è stato poi riacciuffato, mettiamola così, abbiamo avuto una chiusura al di sotto del prezzo di accelerazione. Questo è un pattern che noi qui dentro abbiamo trattato diverse volte, quindi a livello operativo, senza se e senza ma, sappiamo che le probabilità maggiori che il prezzo possa poi svilupparsi è verso il basso, lo scenario previsivo più probabile è verso il basso. Abbiamo quindi un ordine short a mercato su questa coppia, o meglio, scusate, su questo asset. Di nuovo lo vediamo qui. Eccolo qua. Vedete, questo è il nostro prezzo sell, vedete qui in alto. Si è impostato anche un ordine buy che è relativo a un trade che abbiamo in atto con la sapienza finanziaria, ma di ben altro spessore, ne abbiamo parlato in un'altra parte del TG. Quindi abbiamo un ordine sell con uno stop da metodo in area 1300, 1300 290 dollari l'oncia, proprio qui su questa commodity, e vedremo se come il mercato darà quindi avvio alla nostra discesa del prezzo. Vedi, Luigi, vedete come nonostante da quando siamo entrati sul mercato il prezzo, l'ho fatto l'altro giorno questo trade, abbia fatto un po' di gain iniziale, ma non ci ha dato modo di aggiornare lo stop loss. Perché? Perché il prezzo non è ancora sceso al di sotto di questo swing e quindi il mercato non ha ancora dato la dimostrazione di creare un punto di difesa del trade. Quindi, nonostante si sia creato questo bel massimo di mercato, noi non possiamo portare lo stop loss qui, perché il mercato non ha sufficientemente difeso l'area, che è l'area 1290, 1293 e 50. Quindi rimane saldamente qui, perché fino ad allora il mercato davvero non ha difeso la nostra posizione. Se e quando il mercato dovesse riuscire a rompere verso il basso, e quindi avallando quello che è questo pattern, noi avremmo facoltà di aggiornare lo stop loss. Quindi sono queste due le operazioni che attualmente stiamo portando avanti. Ah, abbiamo chiuso con profitto il trade sull'euro. Ricordate, eravamo long sul time frame H1 settimana scorsa. Oh, scusate, su questo trade, questa coppia. Eravamo long lavorando su quelli che sono i punti di lancio, con uno stop loss aggiornato. Lo stop loss è stato colpito sulla seconda posizione, quindi abbiamo chiuso di nuovo un trade con buoni profitti. Quindi questo è quanto, signori. Ripeto, molto importante a livello macroeconomico quello che potrebbe succedere durante questo fine settimana là con i nostri soci banchieri in Jackson Hole. Staremo a vedere che cosa ci diranno. Noi intanto, seguendo i nostri pattern, seguendo il nostro le notizie che arrivano dai grafici, facciamo il nostro mestiere, facciamo i nostri mestieri da professionista. Ragazzi, se non ci sono altre domande, sono le ore 15:01, quindi siamo in perfetto orario. Io mi auguro che anche questo fine settimana il nostro TG sia stato utile, sufficientemente interessante da fornirvi dei buoni spunti operativi. Vedete che non ci fermiamo mai, non ci siamo mai fermati praticamente, nemmeno a Ferragosto, quando molti vanno in vacanza. I mercati in vacanza non ci vanno mai, quindi se abbiamo la possibilità di studiare, di perseguire la nostra attività, perché no? Quindi, di nuovo, ragazzi, grazie infinite. Per chi tra di voi è già parte della sapienza finanziaria, l'appuntamento è tra qualche ora, tra 4 ore, quando avremo le nostre 2 ore di coaching riservate a tutti voi. Io e Giulio Valerio Moretta saremo in diretta con voi per rispondere alle vostre domande, i vostri dubbi, i vostri quesiti, le vostre operazioni e la vostra continuum dalla vostra formazione. Quindi
Ragazzi, davvero è tutto. Un saluto a voi che avete avuto la costanza di rimanere qui fino alla fine. Daniel, Dave, Domenico, Fabio, Francesco, grazie a tutti voi. Grazie a Gabriele, grazie a Gianni, a Graziano, Leonardo, a Lorenzo, Luigi, Luigi, a Marcello, a Marco, Marco, Marinella, Nazareno, Paolo, Saverio, Settimio, Stefano, Stefano e quant'altri. Ragazzi, grazie davvero. L'appuntamento è per lunedì prossimo, ore 14, TG della Sapienza Finanziaria. Ciao ragazzi, buon studio e buon trading a tutti voi. Ciao, ciao, ci vediamo lunedì. Ciao ragazzi, ciao e grazie infinite. Ciao.